Buonasera. Okay. Stasera è una serata dei carciofi. Siamo in tema con le festività pasquali, però facciamo una cosa diversa. Lì abbiamo fatto i carciofi alla romana, che sono quasi addirittura di arrivo. Stasera faremo una tartare di salmone con carciofi e funghi champignon. Tutto rigorosamente a crudo, quindi, ok? Vi facciamo una cosa diversa. Ecco una bella trancia di salmone, abbattuto ovviamente. Qui abbiamo il nostro carciofo, già bello e pulito. Perfetto. Olio extravergine, sale, pepe. Limone e arancia, ok? Mentuccia, prezzemolo, aglio. No, aglio lasciamo perdere, no? A crudo forse è meglio, non ci serve. Quindi, prendiamo un pochino sottili il nostro carciofo. Sottili, vedete? Ecco qua. E lo mettiamo a marinare, quindi olio extravergine. Limone e ci aggiungiamo, mettiamo anche la scorzetta. Ecco qua. Sei tu? Sì. No, ecco. Un po' di scorzetta ci sta bene, anche quella dell'arancia, se vi piace. Mettiamo il succo di limone, ecco qua, un pochino di sale e un po' di pepe. E questo abbiamo preparato i nostri carciofini, ok? Abbiamo fatto un pizzimone. Prendiamo i nostri carciofi e poi riscaldiamo. Ah, i nostri carciofi sono pronti qua, dopo li vediamo. Ok. Abbiamo messo i carciofi e li mettiamo da parte, ok? Poi abbiamo anche due funghi champignon. Prendiamo a fettine sottili anche questi. Vedete come sono belli bianchi? Per farli crudi, che abbiamo bisogno di averli belli, belli freschi, mi raccomando, quindi, ci mettiamo un po' di prezzemolo,
mettiamo il prezzemolo, un pochino d'olio, diciamo che i funghi prendono un pochino d'olio in più, eh? Un po' di pepe e un pochino di sale, mettiamo anche un pochino di limone. E andiamo e lasciamo marinare anche questi. Quindi avete visto una cosa molto semplice, semplice: olio, sale, pepe, limone e prezzemolo, e i nostri funghi sono pronti. Ecco qua i nostri funghi, quindi non vedete. E adesso tocca al salmone. Quindi prendiamo la nostra trancia di salmone, eccola qua, la verischiamo. Mi raccomando, il salmone deve essere abbattuto, eh? Quindi o lo tenete nel surgelatore per 72 ore o lo fate abbattere, lo comprate già abbattuto. Ecco qua, togliamo la pelle. Ecco fatto, ci siamo. Abbiamo fatto anche questa operazione. Adesso lo dobbiamo fare pezzettini, dobbiamo preparare la nostra tartare. Quindi, se c'è qualche lisca toglietela, ovviamente. Eccola qua. Il salmone è molto tenero, quindi si fa subito, fate presto. Ecco fatto. Bene, abbiamo fatto con il salmone. Andiamo a tritare un pochino di prezzemolo. Abbiamo fatto, eh? Siamo stati veloci anche in questo, non ci è voluto molto. Prendiamo il prezzemolo, il prezzemolo è pronto, e ci siamo anche con il prezzemolo. Lo mettiamo nel salmone, cerchiamo di essere il più veloci possibile. Ci siamo, eh? Bene, ecco qua. Quindi un pochino di sale, un pochino di olio, poco, pepe e il succo del limone.
bollite bene bene. Un po' di sforzo d'arancia. Ho messo anche la spezzetta dell'arancia. Ok, prendiamo il nostro piatto. Ok, coppa pasta. Prendiamo il cucchiaio. Ecco qua. Ed andiamo a preparare la tartare. Con il cucchiaio fate questo lavoro semplicemente. Scusate. E adesso i nostri carciofi. I carciofi crudi sono buonissimi, poi vedremo di farli anche, adesso abbiamo fatto con il pesce, li facciamo anche col pecorino, che sono molto buoni. Poi i nostri funghetti, eccoli qua, i funghi crudi anche sono buonissimi, molto buoni. Componete il vostro piatto. Vedete, sono tutte verdure di stagione, quindi hanno anche un costo contenuto. Non abbiamo messo delle cose fuori stagione. Ok, ebbene, ci siamo anche con i nostri carciofi. Qualche fogliettina di mentuccia. Andiamo a colorare un po' il piatto, perché si mangia anche con gli occhi, soprattutto con gli occhi. I nostri fiorellini di borragine li trovate in campagna, adesso ci sono. Ok, bene. Per ultimo andiamo con la nostra arancia. Ok, così mettiamo anche un tocco di colore in più. Con l'arancia condita è buonissima. Non so se a voi piace, a me tantissimo. Sono gusti come al solito, per cui ognuno ha i propri gusti. Benissimo, adesso ci tocca soltanto per togliere il coppapasta. Ecco qui, la nostra tartare di salmone con carciofi e funghi è pronta.
Bene, vi do un bacio, un abbraccio e alla prossima ricetta. Ciao!